Buonasera a tutti da Alessandro Ranieri e benvenuti a questa seconda edizione del TG di News Marche di oggi. Iniziamo questo TG come sempre dando uno sguardo ai principali titoli delle notizie dalle Marche. Identificato il cadavere ritrovato a Senigallia il 10 giugno, è un giovane ventenne migrante. Ferrovie e sindacati in stato di agitazione, meno corse dei treni, orari degli sportelli ridotti, si va verso lo sciopero. Infrastrutture e il ministro Lupi nel capoluogo marchigiano il 6 luglio. Venditti apre Musicultura con un set acustico, se in Italia dovesse nascere un Bob Dylan lo scopriremo qui, ha detto. Andiamo nella redazione di Ancona, c'è Chiara Principi con le ultime novità. Grazie per la linea. È stata ritrovata l'auto della imprenditrice aggredita e derubata la notte scorsa al Villa Taunus di Numana. Lo scooter del figlio e l'auto della donna sono stati ritrovati a Sirolo. I due mezzi vengono sottoposti ad accertamenti tecnici per individuare eventuali impronte e tracce lasciate dai banditi. Sul prosieguo delle indagini, i carabinieri di Osimo però non forniscono ulteriori informazioni. Dopo la rottura delle trattative tra Fincantieri e i sindacati dei lavoratori di Ancona, avvenuto lo scorso 10 giugno, è in corso invece un nuovo incontro tra le parti convocate stamani dall'azienda presso la sede di Confindustria. La riunione si preannuncia fiume, i sindacalisti hanno riscritto il testo del verbale di accordo naufragato nell'ultimo tavolo e hanno ottenuto dall'assemblea dei lavoratori il mandato a trattare. Ed è tutto a te. L'aggiornamento con le notizie del pomeriggio anche dalla redazione di Pesaro. Sentiamo Gabriele Grasso. Bentrovati dalla redazione di Pesaro. Sono stati arrestati dai carabinieri di Fano tre pericolosi spacciatori che rifornivano numerosi fanesi, soprattutto durante la stagione estiva. Si tratta di cittadini italiani di 44, 45 e 22 anni, con precedenti penali alle spalle, attivi nelle zone tra Serra Sant'Abbondio, Pergola, San Lorenzo in Campo, Cagli, Mondolfo e Fano. Abusivismo in spiaggia. Questa mattina, lungo il litorale pesarese, agenti della Polizia Municipale, su segnalazione delle associazioni di categoria, hanno effettuato controlli sui venditori ambulanti, multe e provvedimenti per coloro che non possedevano licenze e autorizzazioni. Da Pesaro è tutto, vi restituisco la linea. Occupiamoci adesso di Macerata. Domani nella serata di apertura Musicultura renderà omaggio a un protagonista assoluto della canzone italiana, Antonello Venditti, che si è detto felicissimo di poter cantare a Macerata. Con degli amici musicisti, anticipato, faremo un set acustico con pezzi anni 70, 80, 90 e 2000. Grazie al Festival Musicultura, se un giorno dovesse nascere in Italia un Bob Dylan, Leonard Cohen o Fabrizio De André, ci si potrà accorgere della sua presenza, ha detto appunto l'artista. E adesso invece noi andiamo a Senigallia, c'è Alberto Olivieri con gli aggiornamenti. Sì, bentrovati. Appuntamento domani sera alle 21.15 al Circolo Borgo Catena con La Città di Tutti, una nuova serie di incontri pubblici promossa dall'amministrazione comunale. Il sindaco Maurizio Mangialardi e gli assessori incontreranno e ascolteranno i cittadini di Borgo Catena e Borgo Ribeca per un'occasione di confronto e partecipazione alla vita pubblica. Si svolgerà a Senigallia presso il Centro Olimpico Tennis Tavolo il corso di formazione professionale per tecnici federali organizzato direttamente da Roma e rivolto alle società del Centro Italia. Si tratta di un nuovo modello formativo che il Consiglio federale della Feder Tennis Tavolo ha recepito dalla Commissione Tecnica ed è articolato in quattro fine settimana. È tutto, vi ricordo il sito radiovelluto.it. La linea torna ad Ancona. Ancora Macerata perché Poltrona Frau Group, acquisito da Estel attraverso Cassina S.P.A. il marchio Simon, un'operazione da 2,1 milioni di euro per continuare nel percorso selettivo di integrazione dei marchi italiani che hanno reso il celebre in tutto il mondo il design italiano, spiega una nota. Cassina prevede di sviluppare con l'integrazione di Simon, la cui produzione rimarrà italiana, un fatturato di 15 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Molto bene, passiamo in conclusione del nostro TG al meteo.
Ecco qui le previsioni per venerdì 21 giugno. Cielo sereno poco nuvoloso con deboli attività cumuliforme sui rilievi appenninici. Le precipitazioni assenti. Le temperature saranno in lieve diminuzione, i venti deboli a regime di brezza lungo la costa con intensità fino al grado 3. E il mare sarà quasi calmo o poco mosso, infine non ci sarà nessun fenomeno particolare. Molto bene, torniamo in studio. È il momento dei saluti, grazie per aver seguito questa edizione del nostro TG. Domani, come sempre, noi ci rivediamo alle ore 12. Buona serata.